Salutiamo Napoleone, la sua faccia e il suo cannone, sobbrindiamo all'imperatore, al suo regno, al suo splendore. Questo è il tempo che vagheggio, ma la storia volge al peggio. Nella chiesa di Spinetta alla messa di mattina si festeggia il matrimonio di Giuseppe con Cristina. I parenti sono tanti, ma di fuori ci sono i fanti, e alla festa nel cortile c'è chi spara col fucile. Per le guardie è un dispetto, non si spara in quel distretto. Botte, pugni e parapiglia, tiran pure una bottiglia. Tra le guardie e gli invitati, due francesi son seccati. Salutiamo Napoleone, la sua faccia, il suo cannone, sobbrindiamo all'imperatore, al suo regno, al suo splendore. Cosimaino, il Giuseppe, in quel giorno che disdetta, è costretto ad affuggire tra i cespugli di Fraschetta. Diventa brigante dal popolo stimato, ma dai francesi ahimè ricercato. Lui ruba i ricchi ai prelati e ai potenti, divide il bottino con briganti e pezzenti. Così nascosto tra frasche e foschia, nessun tradisce, nessun fa la spia, nessun tradisce o vende ai tiranni la compagnia di San Giovanni. C'è al suo fianco il sanguinario, suo attendente e fiduciario. Viva, viva Napoleone, la sua faccia e il suo cannone, viva Maino, benefattore, re delle Alpi e del terrore. Lui colpisce a destra e a manca, di arraffare non si stanca, con destrezza e con coraggio, tra i suoi boschi c'ha un vantaggio. La carrozza di un prelato lui svaligia immantinente e ghermisce ciò che trova nelle tasche del potente. Lui sa ben che quei tesori di valore inestimato sono al popolo rubati da sua eminenza il gran pelato. Ma il cerchio si stringe e il francese lo costringe a una vita di ventura, ma non sempre c'è la cura. Finché un giorno, maledetto, dopo tanti e tanti mesi, lui decide che la sua vita non l'avrà certo i francesi. L'arma impugna con vigore e la punta dritta al cuore. Il suo corpo calpestato in città viene portato per 3 giorni sbeffeggiato, fa paura anche ammazzato. Ma i mandroni non ci stanno, a vederlo non ci vanno. Il Maino se n'è andato tra le nebbie di Fraschetta, ma il popolo non ci crede, ha fiducia e lì l'aspetta. Non c'è pianto, non c'è affanno, per loro è vivo e pane avranno. Salutiam Napoleone, la corona e il suo cannone, viva Maino col gran cuore, re delle Alpi e del terrore. Ma la storia non è quella, anche se sarebbe bella. Passa il tempo come vento e svanisce lo spavento. Il Maino se n'è andato tra le nubi, l'han sognato, e guardando ancora rispetta chi laggiù ognor l'aspetta. Dalle strade, dalle piazze, dai balconi alle terrazze sale un grido chiaro e forte che mortifica la morte. Viva Maino, il buon brigante, e le voci sono tante, e quel popolo ancora aspetta il re delle Alpi, il re della Fraschetta. Salutiam Napoleone, sovrano macellatore, viva Maino il benefattore, re della Fraschetta e re dell'ardore. Salutiam Napoleone, sovrano macellatore, viva Maino il benefattore, re della Fraschetta e re dell'ardore.